Il 5 novembre arriva al cinema il nuovo film di Claudio Cupellini. Alaska è una storia d'amore e un'avventura metropolitana allo stesso tempo, dove si parla di sentimenti, soldi ed ambizione. Alaska è sì una storia epica d'amore, una storia grandissima, ma è anche effettivamente la ricerca da parte di due persone di un posto nel mondo, di un posto che gli appartenga, che possano sentire loro. Loro difatti sono due sradicati, sono due orfani, sono persone che non hanno nessuno e quando li incontriamo per la prima volta sono estremamente fragili, inadeguati alla vita e vivranno tutta una serie di avventure che saranno la loro educazione sentimentale, la loro educazione alla vita, e questo è tipico anche di molti di noi oggi, sia della mia generazione ma anche di generazioni più giovani. Un mondo che diventa sempre più difficile, dove noi appunto siamo costretti ad essere flessibili e dove vediamo un sacco di cose luccicare, ci sembra che siano vicine, ci sembra che siano la cosa più importante, mentre nel nostro arrancare giorno dopo giorno, dopo ci accorgiamo che l'importanza delle cose sta da altre parti. L'Alaska del titolo si riferisce ad un luogo che sarà protagonista, una metafora che si avvicina al mondo di oggi. In teoria sì, è un posto freddo, però è anche un posto che evoca molte avventure. Nel film il personaggio di Sandro, interpretato da Valerio Binasco, fa un piccolo raccontino dove parla di Ujarak, che è un eschimese che parte con la sua slitta, anche lui per una grandissima avventura. Noi lo abbiamo inteso proprio in quel modo, perché tutto il film evoca delle avventure estreme, e ogni storia d'amore di questo tipo è come una lotta contro i draghi. Come lavora Claudio Cupellini con i suoi interpreti? È mia abitudine, dopo aver dato la sceneggiatura, lasciarla sedimentare e digerire agli attori, perché dopo pretendo da parte loro un regalo, il regalo di appropriarsi completamente dei personaggi e di poter avere un confronto continuo sul set, vedere con loro cosa diventano i personaggi, adattare i personaggi all'attore che vanno ad interpretarli. Non è un caso che io le sceneggiature le scriva sempre con un'idea abbastanza chiara del cast, soprattutto nel caso di Alaska. Io sapevo che avrei voluto lavorare a tutti i costi con Elio, che sarebbe stato l'unico attore giusto per questa parte. Il film è per un regista come un figlio, e quando hai un figlio è troppo egoista e sbagliato pensare che debba restare solo nelle tue mani e debba ricevere un'educazione solo da te. E un figlio deve darsi al mondo, deve avere, non dico molti padri, però deve vivere degli input di tante persone, ed Elio ha dato tantissimo al personaggio, ha dato tantissimo al carattere del film.